studio virtuale, vieni. Che bello lo studio virtuale che hai. A questo silenzio che protegge le nostre strade e alla vita che grida dai balconi, a chi è fermo a si muove e a chi dà tutto senza chiedere nulla, a chi è stremato ma ci dà forza per sperare, e alla bellezza che non smette mai di ricordarci chi siamo, alla paura che risveglia il coraggio e al sorriso che dà senso a ogni fatica, a chi è stanco ma non muore, a chi è lontano ma sa starci vicino, e a chi è spaesato ma si sente ancora un paese, all'Italia che ancora una volta resiste. Siamo gente strana, noi italiani, innamorati delle contraddizioni. Viviamo nel paese più bello del mondo e facciamo finta di non saperlo. E adesso che il paese è vuoto e lo possiamo ammirare solo dalla finestra, tutto quel silenzio ci appare ancora più incredibile. La sua bellezza ci manca. Ma una cosa ci deve rassicurare. Quando tutto questo sarà passato, noi torneremo a riempire quelle piazze e i monumenti che il mondo ci invidia torneranno a fare da sfondo ai nostri baci. Ci riprenderemo tutta quella bellezza, perché là, fuori dalle nostre finestre, c'è sempre il paese più bello del mondo. Cerco l'estate tutto l'anno, è l'improvviso, eccola qua. Ed è partita per lo spiagge, sono qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche ho prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più.
stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, di pomeriggio troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro il pomeriggio troppo azzurro e lungo per me. E siamo collegati con Milano con Lele Mora. Ciao Lele, buonasera. Ciao Sandro, benvenuto. Come stai? Buonasera, signor Mora, buonasera. Vedo che siamo con noi quattro. C'è Giovanni Cappuccio e la Emanuela Del Zompo. Allora, io sono in Campania, in provincia di Avellino, e qui sono rimasto. Sono rimasto qui incastrato, perché poi è arrivata la quarantena e non sono potuto venire a Milano. Ma ti sei incastrato sulla sedia e forse di mangiare sei rimasto attaccato alla sedia? Bravo, bravissimo. Un po', oppure sono rimasto attaccato alla sedia. Scherzo, ci mancherebbe. Caro Lele, come stai? Molto bene, grazie. La nostra quarantena è finita, speriamo che domenica ci aprano un po' le porte di più e cominciamo a muoverci. Sarebbe ora. Sì, io sempre, ogni volta che incontro te, mi viene l'illuminazione. Ci sono i ricordi della nostra infanzia, di una gioventù. Abbiamo vissuto una gioventù bellissima vicino a una donna meravigliosa che ci ha fatto felici tutti con le sue parole, col suo modo di essere, col suo fare dicendo: io faccio uno spettacolo pazzesco, questo spettacolo è bello perché sotto questo tendone c'ho di tutto, c'ho gli artisti, c'ho gli animali, c'ho i nani, c'ho le ballerine. E qual è il miglior spettacolo di tutto ciò? Basta avere Moira Orfei e noi ogni volta che ci vediamo rivediamo la nostra Moira. Io te la faccio vedere adesso in una intervista che lei fece, una parte di un'intervista con Iva Zanicchi. Oh, che bello! La faccio vedere, un reperto molto bello. E lei è sempre vivace, determinata. Ben ritrovati, siamo qui con Moira Orfei. Ma sembra ieri, me lo ricordo. Scritto da Adriano Bonfante e Gigi Reggi. Ma brevemente vi dico che invece ero lì e cantavo, no? E per la prima volta. Alando Buzzante, eravamo in un locale molto bello, un casino. Era fantastica, terra allora. Sì, allora era fantastica, sì. E una sera ha grande successo perché lì il circo era veramente amato, forse era l'unica forma di spettacolo. L'unico circo al mondo che è andato a terra è stato lì. Sì. E allora erano momenti strani, io non lo sapevo. Allora ci hanno bruciato tutto. No, però io quando sono arrivata a terra non ho avvertito nulla di particolare. Non avevano avvertito che sotto fomentava una guerra. Fomentava una guerra che poi dopo neanche un mese è caduto lo sciame. Fanatici in una maniera spaventosa, perché noi non si chiamava il Circo Moira Orfei, si chiamava Circo Internazionale, certo, ed è l'Occidente. E loro pensavano che, siccome c'era tutte le truppe di ogni nazione, pensavano che bruciando il circo e mattando tutta la gente era un caso internazionale. E ci buttavano le bombe, ci buttavano le torce, ci buttavano una cosa incredibile. Ma tutto questo è successo, io sono andata una settimana, nulla, perché sono al circo quella sera, è un trionfo pieno di gente. Quanta gente. E poi io sono andata in questa villa vagante, che è la tua villa, 24 metri, e poi si apre in stile veneziano. Sì. Sono andata dentro, ma dove sono andata? Versailles. È più bella la mia caravana che quella di Stefania di Monaco.
Le ciappa. Ah, perché Stefania è vero. No, perché Stefania di Monaco c'ha solo una roulotte, basta. Il suo compagno è uno del circo, è no? Un uomo molto ricco, eh? È molto bello. Ah, anche. È bellissimo uomo, sembra uno di Hollywood. Ma lui è proprietario del circo. Quello è il suo circo, il circo CNI. Io ho visto delle foto inquietanti della bambina di Stefania. No, no, non c'è pericolo. Che addirittura lavora con le leoni. Può lavorare finché vuole, perché l'elefante mai schiaccierebbe una bambina. È troppo intelligente l'elefante. Questa principessa che si è innamorata. È innamorata questo... pazza di questo uomo, che mi innamorerei anch'io, così bello com'è. Hai ragione. Hai ragione, un bellissimo uomo. No, hai ragione. Secondo me ha scelto bene. Ha scelto bene. Ma cosa vuol dire questo principato, sta sempre dentro a questo castello? Io non ci sarei neanche morta, guarda. Senti, lei io sto meglio nella mia... No, bisogna dire che lei è uscita spesso dal castello, Sì, questo è No, no, è andata in giro bene. No, no, si è... Troppo spesso. Non si è fatta mancare niente. Troppo spesso, Ira. No, va bene, sono affari suoi. Sì. Ma per tornare a terra, che c'era qualcosa di strano. Adesso vi spiego brevemente, non voglio togliere niente a voi. Sì. Ma che c'era qualcosa... Io vado. Sì. Dico, sì, voglio andare a terra, perché fare diva. E lo sciamo, l'imperatrice, mi sembrava la cosa più romantica del mondo. Voglio andare, anche grazie, voglio andare a cantare a terra. Arrivo lì, il proprietario, che era un signore distintissimo, quasi come questo qui del circo della Stefania. Era un bellissimo uomo, ed era amico intimo della famiglia reale. Infatti tutte le sere venivano o la sorella dello sciamo, o il cugino, o il figlio, insomma era una cosa. E lui faceva parte della schiera vicino allo sciamo. Ci accompagnava tutte le sere, a me, a Lando Buzzanchi, in albergo. La prima sera... E lì in questo salottino ci offre da bere, lo spettacolo è andato bene, poi ci saluta, si alza, c'era un'immagine enorme dello scià, se posso dirlo, e lui dico si avvicina per fare l'inchino anche al quadro, che ne so io, e lo vedo e sputo sullo scià. Madonna! Allora io dico, Lando, ha sputato, ma che cretino, qua io sputo, lui è amico, intimo della famiglia, sputa, ha sputato sul ritratto dello scià. E diceva, tu sei Vaneggi. La sera dopo, per farla breve, stai attento, sì. Ci riporta nella saletta, ci offre da bere, sì. E ci saluta, fa il giro, si gira, si avvicina al Nicolando, qui. Oh. Ah, dico, qui c'è qualcosa, andiamo via! E alla sera veniamo da te, grande festa, ci hai accolto un pubblico enorme. Che cosa è successo? Così è successo che poi venivano alla notte, racconto, che le Brigate Rosse qua in Italia, che comanda il governo, però vengono le Brigate Rosse e ci bruciano il circo. Ma è così. Comandava lo scià e come lui ci mandava la gente a bruciarsi il circo, a bruciarsi le scuderie con tutti gli animali dentro, abbiamo dovuto chiudere tutto e scappare. Tu sei scappata però, e tuo marito è rimasto lì con il circo. Io sono scappata con due bambini. Ma uno mi hanno preso, l'hanno detto, no, tu vai solo con la bambina così non dici cosa è successo qua. Perché ho visto morire centinaia di persone e loro hanno detto, il giornale italiano, ancora metteva 10 persone morte, e invece là erano migliaia di persone morte, che sono venuti, no, perché che si scontravano fra di loro. Chi è rimasto lì e ha visto, possiamo non dire la verità di quello che è una visto. Cosa terribile, guarda. E noi eravamo... Sono state fatte delle barbarie tremende. Ma noi ci hanno messo in un campo di concentramento, senza acqua, senza luce, senza mangiare, e avevamo pane e latte. Per cui tu sei riuscita con la bambina, tuo marito è rimasto lì con parte tutta la compagnia. Con tutta la compagnia. Io ho cercato di sbloccare la situazione con lo Stato italiano, non ci riuscivo, così mi sono avvelenata. Ho detto, se devono morire tutta la mia gente là che ho portato io, mi sentivo in colpa, è meglio che muoio io. E così mi sono avvelenata, mi hanno salvato prima. Ecco, poi allora, grazie. Lo Stato lì si è mosso un po'. Sì, lo Stato si è mosso, ma grazie. Non è stato, Madonna, è un farbaglio. È stato a Napoli, come si chiama? Non mi dire che... Lauro. Lauro ci ha dato una nave a gratis. Sì. A chi è Lauro? Che, ma lui era già morto? No, c'era ancora. C'era ancora. Penso. Allora, ha dato una nave per poter... Silvia si chiamava. Sì. Ma Dio mio, questo non lo sapevo. Sì, è stato... Insomma, siete riusciti a scappare? Sì. Con delle perdite immense. Non abbiamo potuto lavorare in Italia perché eravamo troppo conosciuti, siamo andati a lavorare in Jugoslavia e tutti i miei creditori mi hanno dato... creditori, come si dice? Sì, i miei creditori, sì. Mi hanno dato, diciamo, fiducia, mi hanno dato i soldi per comprare ancora gli animali, il circo, tutto, e sto pagando tuttora i debiti di allora. Grazie amore per il culto. Comunque sia, è stato un momento bellissimo, un momento
ti sei trovata, perché non era la prima volta che andavi, no, no, era la prima volta che ti sei trovata benissimo, però purtroppo quell'anno è in comunicante con le fatti 15 gradi, che poi insomma abbiamo sì, vabbè, comunque tu poi brillantemente hai risolto, sì, sì, certo. E adesso siete più forti. Tutti pensavano che ero finita, no, no, per quello che l'hanno pensato. Ci vogliono, ci vogliono. No, nel senso che guarda che questo gesto è stato fatto anche dal presidente delle Repubblica, lo ricordo, io, sì, io a New York, dice andare a Roma e mi sono contenta perché questo è un monumento, no, è, no, no, è vero, nel senso che si parla del circo, soprattutto si dice Moira Cosmetica. Sì, sì, è vero, sulla vita ho dato la mia vita al circo. Ecco, questa è una tua immagine, qui sei il giovane. Gigi, sì, sì, io voglio far vedere perché Gigi ha trovato una foto. Una foto che ha fatto il giro del mondo, ragazzi, eseguita aveva... da un maestro di fotografia che si chiama Mario De Biase per il settimanale Epoca. Quanti anni aveva Moira? 16 anni, ma 16 anni. Ecco, ed è una foto che ha fatto il giro del mondo. Ma questo è titolare, ho fatto il giro. Gli italiani si mossano. Sì, è stata eseguita dal corso Vittorio Emanuele. Ed era lei, ed era infatti lei. Era lei. Era Sergio Moira Orfei. Che bello. Vediamo, qui c'è il circo, senza dubbio, però hai fatto anche 20 film. 48. 48 film? Sì, più della Lollobrigida. No, beh, insomma, non credo. Ma tu, sì, la Lollobrigida ha fatto 40 film. Io sono 48, sì. Vediamo, c'è che film è? Ursus, mi dicono i ragazzi del cuore, te lo ricordi? Uno dei primi? Uno dei primi. Che parte facevi? Tanto non andate pure. Faccio la parte di una regina cattiva, come al solito, che mi uccidono in tutti i film, mi uccidono. Perché? Se non hai l'aria cattiva. I miei figli non venivano a vedere il film perché dicono la mamma è morta, la mamma è morta. Chi è questo? Chi era? Chi era Ursus? Ed Furni era. Bella, 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 è sempre stata bella. Sono bella, sono un tipo, è un gran tipo. No, sono un tipo. È indistruttibile perché si è rotto tutta l'anno scorso. Mamma mia, un camion mi è venuto addosso e mi ha scoppiata, mi ha rotto una gamba. 8 costole, la spalla, le mani, la testa che ho sfondato il vetro. E adesso, martedì, vado a operarmi questa gamba qui. Vabbè, sei a posto. Tutto il resto a posto? Tutto il resto a posto. La vedremo ancora! Perché ora Moira, che per tanti anni ha lavorato, Moira di Delefante, sì, sì, adesso invece ti dedichi solo queste colonne. No, sì, adesso quando mi opera riuscirò a camminare ancora bene e rifarò gli elefanti. Yeah. No, è vicino, è vicino. Bene, è un piacere parlare con voi. Certo, potete farmi domande. Perché vedo le signore che sono incantate. È bellissimo. Grazie, signora, molto gentile. No, ecco, la signora dice, perché non hai mai cambiato il nome? No, perché Dino De Laurentiis mi disse, perché lui che mi ha fatto questo look, io portavo i capelli lunghi, visto che dalla foto si ritagliano i capelli tutti giù, e mi ha fatto questo look e mi ha detto, non cambiare, perché se cambi, perdi la tua personalità. Così, chi cambia lo stesso, perde la sua personalità. È vero. E io ho sempre trovato questo look, di fatto mi conosco anche di dietro. Moira, è lo stesso, sì, no, è vero. Pensate alle grandi dive che non cambiano mai, per esempio Sofia Loren, io mai, è uguale così, non lo vigila, è uguale così, ecco, la regina Elisabetta, non è che mi vuole parlare a loro, per l'amor di Dio, no, perché no, però... Invece sì. No. Moira Orfei è famosa, e più famosa di una Lollobrigida, al pari ma della, grazie della no, ma è vero, ma ci mancherebbe altro. Allora, io dico sempre, non era prevista questa canzone, però io questa la voglio dedicare alla memoria della questa tua bisnonna, sì, che era una zingara, sì, bellissima, sì, sì, per arrivare a te e a tua figlia. Grazie. Perché sei una donna bellissima e meravigliosa. Maestro, vada. Eccola lì. Prendi questa mano, mi sarà di pure che ti rinnoverò.
non avrò paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi. Dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo, questo tocca a te. Ma si è scritto che lo perderò, e com'è? Come neve al sole si scioglierà un amore. Prendi questa mano, dimmi pure che destino avrò, dimmi che mi ama, dammi la speranza, solo questo conta, vorrai per me. Viva, viva Mauro Frey! Grazie Mauro, sei forte! Nella vita di Lele Mora ci sono due grandi donne, Moira Orfei, l'altra è Nilla Pizzi. Adesso lo mandiamo, un servizio di Sanremo 2010, dove lei va a prendere il premio alla carriera. No, sì. Veramente dal 2001, questa è una sua partecipazione verso l'ultima in scena in Italia. Dei fiori, dei fiori bellissimi, se ricorda, era la grazia dei fior, grazie dei fior, e adesso per sempre addio senza fior. Questo era così, poi si poteva cadere, si poteva cadere, cantare con le così. Io ero lontano, perché lo sapevo, per andare a fare una così. Vola colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò, dille che non sarà più sola e che mai più la lascerò e più mai più la lascio più. La regina di Sanremo è lei, oh. Tutto l'aria sono in piedi per me, la Pizzi, 60 anni dopo torna Sanremo, grazie. La prima regina del festival. È meravigliosa, è stata meravigliosa l'omaggio che ti ha fatto Carmen.
bellissimo, bellissimo. Grazie di cuore, vola colomba bianca, sì, vola. Sì, sì. Io per le canzoni ne sono tantissime, anche perché sono stato nel mondo, certo, tutto, però adesso meno. Una forma strepitosa, ma Carmen faceva notare la tua voce ancora, l'intonazione che hai. Sì, ancora. Bellissima. Sì, vogliamo regalarti naturalmente dei fiori di Sanremo, sì, e anche il premio Città di Sanremo. Sì. Bene, per te. Un ricordo naturalmente. Bene. Ecco qui. Li tenete voi, poi li consegnerete, grazie, bellissimo, alla signora Villa Pizzi. Bello. Io tenendo il vedi, mi ha dato subito il microfono. Scusa, e prende i fiori, grazie. Ha ragione. Grazie. Per lei? Per Carmen? Ecco. E per te, naturalmente. No, queste sono per te assolutamente meno. Ale vuole il premio, giustamente, ha detto, voi beccatevi i fiori e io mi becco il premio, che è più giusto. Preferisce questo. Grazie a Carmen Consoli. Grazie a Nilla Pizzi per averci regalato questo momento leggendario. Grazie per essere venuta, Nilla. Grazie di cuore. Io tante volte vedere, adesso finalmente, adesso sì, ti ho visto, prego. Una cosa, grazie. Grazie a te, Nilla, grazie. Grazie a te. Ci vediamo tra un attimo. Ecco, Giovannino. La regina della musica italiana, Nilla Pizzi. Poi io mi emoziono sempre quando c'è Moira Orfei. Momenti nostalgici, gente che ha fatto parte della storia del nostro paese e che ogni volta ci commuove. Io conosco molto bene Nilla Pizzi, ho prodotto nel 2000 un disco, l'ultimo. Con i 2080. Disco. 80, sì, esatto. Senti, so che abbiamo un collegamento con Napoli. Sì, un bel collegamento con Napoli, con la napolitanità, la Neapolitan Power. Prego, dici pure tu. Sì, e Angelo De Filippo, che in arte Cial, che è un giovane cantautore partenopeo, classe 86, e fondatore di molte band ispirate alla Napoli Centrale e al grande Mario Musella, contaminato dalla Neapolitan Power. Unisce vari generi musicali e quello popolare, soprattutto nei suoi due album Immagini e Vicoli. Dopo un'importante esperienza teatrale e musical di successo con la Compagnia d'Oriente, la sua carriera di cantautore si arricchisce di premi ambiti, tra cui il premio della critica internazionale Gianni Cesarini 2019 è andato al secondo posto, secondo classificato. Nel 2018 pubblica l'album O Tiempo Mio, il mio tempo, che vanta collaborazioni di artisti straordinari, tra cui Enzo Gragnaniello. Ha collaborato tra gli altri con James Enese, Piero Gallo, Michele Buonocore, Mario Abbate, Massimo Abbate e Ennio Mirra. Artista dell'etichetta discografica indipendente Evergreen, inserito nella raccolta Musica Senza Tempo, volume primo, con il singolo Pamor Campe Mor, cioè per l'amore vivo e muoio, distribuito da Artist First su tutte le piattaforme digitali. Lo potrete trovare su internet, sulla sua pagina ufficiale, Angelo De Filippo, in arte ovviamente Cial, e anche su Instagram. Ma prima di conoscere di persona questo straordinario artista napoletano, diamo qualche piccola indicazione sul nuovo lavoro discografico che Pamor Campe Mor, che è scritto da Michele Buonocore e Mario Abbate Junior. È una serenata napoletana moderna, tale da poter essere definita una posteggia digitale. L'aspetto passionale del napoletano verace è proprio la veracità della napoletanità, si esprime in ogni direzione, anche estrema, fino alla morte dell'amore, questo detto tra virgolette. Tra
sperimentazione sonora e buona tradizione musicale, governata anche dall'utilizzo dell'autotune in una parte del brano, la canzone è un inno alla speranza, quasi il grido di uno scalatore che, giunto in vetta alla montagna, grida la parola amore che echeggia tra tutte le svariate estensioni. Signore e signori, siamo pronti per collegarci con Napoli e già con la sua meravigliosa chitarra, il nostro Angelo De Filippo in arte Cial. Benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito e ci scusiamo per i piccoli problemi tecnici che abbiamo avuto all'inizio. Inconvenienti che capitano. Carissimo, parlaci un po' di te, ecco, la posteggia digitale, cosa vuol dire la posteggia digitale? Perché questo genere? Beh, la posteggia è praticamente l'arte napoletana in musica, praticamente, dal tempo dei tempi, dal 1200-1300, la posteggia è la nostra cultura musicale. È digitale perché adesso, come è giusto che sia, la musica si evolve, i suoni nuovi. Come è nata la tua passione per la musica? Ovviamente sin da bambino, immagino, ma raccontaci tu la tua esperienza musicale e poi è arrivato fino a questo punto. La mia passione per la musica praticamente inizia all'età di 7-8 anni. Mio padre mi regala una piccola chitarra, cioè le chitarre dei bambini. Io inizio a strimpellare. Già è iniziata prima con un pianofortino piccolino celeste che avevo sempre con me. E praticamente poi sono andato dal maestro, ho posato il pallone, i miei amichetti giocavano al pallone, invece ascoltavo musica di tutti i generi. A 10-11 anni mi sono trovato già ad ascoltare Beethoven, Mozart, oppure ma anche il rock, il pop. Non sono mai stato tarato su un solo genere, quella è la cosa. Ancora adesso. Certo, poi quello che metti ovviamente, metti nelle tue composizioni musicali è l'amore. Io ti chiedo, che cos'è per te l'amore? L'amore è il fulcro della vita. Praticamente se non si è innamorati, chi fa questo mestiere, chi fa il cantautore, se non sei innamorato oppure se non provi amore verso una cosa, verso una persona, oppure... anche verso una cosa materiale, non puoi scrivere. L'amore è l'essenza proprio della vita. Io ho paura delle persone che non si innamorano, che non provano amore. Ho paura, paurissima. È giusto ad avere paura. Caro Cial, in che momento della giornata riesci a scrivere meglio? E come è andata questa quarantena? Stai facendo altre cose? Hai scritto, hai composto? Ma in particolare in che momento della giornata? Sapere in quale momento, sempre praticamente. Sono rimasto ai tempi antichi. Praticamente adesso si scrive tutto digitale, sul telefonino, sì, oppure sul computer. Io sono rimasto ancora alla scrittura a mano. Quindi puoi trovare, se mi viene un'idea, posso prendere un fazzoletto, un pacchetto di sigarette, gli scrivo dietro. Cioè. Che meraviglia, che meraviglia. Sono rimasto ai vecchi palorieri, praticamente mi piace Mogol. Che bello. Tu sei, ovviamente, sei votato alla tradizione. Questa è la cosa che ti fa onore, perché io ti volevo chiedere, prima poi di chiedere alla regia di mandare il tuo contributo, che è straordinario, ha delle parole stupende. Io non voglio svelare nulla, perché io poi ti dico la verità, caro Cial, sono innamoratissimo di questa musica. Quindi appena l'ufficio stampa mi ha contattato e ci ha fatto il tuo nome, ci siamo emozionati, perché adesso ci ha raggiunto anche Emanuela Del Zompo, che è una giornalista, collega giornalista di Roma. Eccola qui, buonasera a te, sempre raggiante,
E quindi, caro Cial, facci, io ti vedo con la chitarra in mano, e facci un inizio di questa Pamor Campo e Moro, poi l'ascoltiamo bene perché mi piace sentirla. Io volesse tutto cielo, panu vasa sotto stelle, un bouquet e rose rosso come fuoco, fuoco, fuoco e sta passione, come un tangerin del vento, io sono sempre innamorato d'amore mio. Io volesse una canzone, pa chitarra e mandolina, pa cantare. Si è bloccato internet, comunque adesso mandiamo il contributo. Ecco, adesso si era bloccato internet prima, adesso stavamo ascoltando. Prego, prego, Cia. Che belli, va amore, campo e muore. Io volevo chiedere ad Emanuela, ti emozionano sempre queste canzoni napoletane? Io lo so che ti piacciono. Cosa vuoi chiedere a Cial? Sono tutte orecchie. Ah, non è in collegamento. Diceva la regia che abbiamo qualche problema con adesso vediamo il contributo. Eccolo qua, vediamo se riusciamo a dirlo. Eccolo qua. Intanto, come ti sei ispirato proprio a questa tematica dell'amore? Perché proprio Pamor Campo e Moro è una esperienza personale, sei autobiografico oppure il testo questo qua è scritto da Michele Buonocore, la musica sì. Il testo da Mario Abbado Junior e la musica di Michele Buonocore. Però quando mi hanno dato questo pezzo, quando io l'ho ascoltato, praticamente è un vestito, perché gli autori mi conoscevano bene, cioè specialmente Michele Buonocore mi conosce bene, quindi sì. Sa che io metto l'amore in tutti i testi, in quasi tutti i testi, anche se parlo di sociale, parlo per l'amore per la vita, l'amore per il prossimo. Quindi mi conoscevano bene e mi hanno dato la possibilità di cantare un vestito. Questa è Usang, di Jim Senese, sì. Di Jim Senese, adesso ne ascoltiamo questa, ma ascoltiamo anche il contributo tuo, così facciamo anche vedere al pubblico la tua bravura. Prego, regia. Siamo pronti, scusateci dei piccoli momenti di... Eccolo qua. L'audio forse bisogna mettere a posto, abbiamo dei piccoli problemi legati sempre a internet, ma li stiamo risolvendo senza problemi. Magari l'audio. È l'audio, no, magari stiamo provvedendo, ma magari lo mandiamo indietro e poi lo facciamo ascoltare. Stiamo provvedendo a ripristinare l'audio, caro Ciel. Intanto sentivo che tu ci... Eccolo qua. Un miracolo vero, prego signore, capiamo sta terra. Terra nostra deve dire, capa che c'è lo stabilì, e a vita sarà. Thank you.
tuffo ne sciacca e se ne va per la rosta del vestito cava grigia del sabbio mia vita sarà per la rosta della vita e salva su tutti che ciò ci mancherà. L'amore, l'amore per l'amore in senso lato è anche per la tua per la tua terra. E quanto ami Napoli? Da uno a? Da uno a mille. Eh sì, è vero, è vero, è vero. E poi l'amore per i napoletani è davvero in tutto il mondo. Bravo, bravo, è che e noi siamo contemporaneamente collegati con gli italiani nel mondo, che we thank about your presence here and we greet our friends abroad with the Neapolitan power of Angelo De Filippo in our seal. Ci ha riagganciato al collegamento la nostra Emanuela. Io volevo chiedere a lei cosa ne pensa di questa canzone e di emozioni a sentire queste straordinarie melodie e se hai qualche domanda per Cian. Quest'ultima che abbiamo sentito mi è piaciuta molto, è un rock napoletano, lo possiamo definire sì. Così? Sì, è un jazz funk. Ah, ok. Tu prima hai parlato, ti ho ascoltato che parlavi dell'amore, che insomma per un artista l'amore è tutto, cioè è una forma di creazione, anche forse di ispirazione, è una forma, è un'energia, è una carica. E la rabbia invece? La rabbia ce la portiamo dentro tutti i giorni. Noi cantiamo le pietre, il sangue dei vicoli, praticamente. Quello che c'è, la nostra storia, la mia rabbia è scritta nei vicoli, è scritta nelle pietre, nella quotidianità di ogni giorno, nella realtà che ci costringe sempre a lottare, anche se le cose non vanno bene. Però bisogna sempre avere rabbia, perché la rabbia è, se non c'è rabbia, non c'è futuro. È l'amore, anche se è un sentimento. Sì, è sempre un sentimento che si prova, quindi provoca un'emozione. Senti, in questo periodo di pandemia cosa ti ha portato la pandemia? Ognuno l'ha vissuta in un modo, tu come l'hai vissuta? Sia come persona che come artista. Ho vissuto praticamente un po' di pausa proprio psicologica, dai live, da tutto. E mi sono concentrato sullo scrivere, sulle mie cose, sui miei hobby, sulla campagna, tutte queste cose qua. A me piace la natura, piace anche ascoltare un disco che non ho mai avuto il tempo di ascoltarlo, magari senza pandemia, però adesso lo metto là e me lo ascolto come si deve. Anche un disco, io amo Battisti, per esempio. Conoscevo la sua discografia al 100%, però adesso ha un sapore nuovo ascoltare un disco, perché ti metti là, te lo senti, hai più tempo libero, più concentrazione. Poi i lati negativi invece ce ne sono, anche non sono solo positivi. I lati negativi sono che il mondo dello spettacolo praticamente è stato rilegato al mondo di serie B. Senza contare che intorno al mondo dello spettacolo
vivono migliaia, milioni di famiglie, cioè non solo quello da quello che prepara gli strumenti, da quello che organizza lo spettacolo, da quello che stampa i biglietti, da quello che vende panini fuori a un concerto, cioè praticamente si è fermato tutto. È quella la cosa. È stato rilegato un settore di serie B quando un settore di serie B non lo è, praticamente, perché un settore più A della A, è quella la cosa. E sono stati presi in considerazione magari settori che potevano aspettare. Tu dici, vabbè, lo spettacolo, ma lo spettacolo è tutto, lo spettacolo anche la TV, anche la radio. Lo spettacolo è vita. Sì. Beh, ha ragione. È la finestra sul mondo, hanno sfruttato la Bravo. Finestra sul mondo. Ha ragione, ha detto delle cose giuste, veramente delle cose giustissime, e poi detta proprio da un napoletano che vive di musica alla giornata, se vogliamo, perché poi non è una cosa che puoi fare a lunga scadenza, cioè giorno per giorno nascono gli impegni, le serate, e questa quarantena è stata per voi una grande punizione, una grande disperazione, perché comunque si è bloccato tutto. A Napoli si lavora anche con le feste private, con i compleanni, i matrimoni, i battesimi, tutto quello che può essere. Non c'è distinzione tra il grande palco e una famiglia che ti accoglie per un sorriso. E soprattutto lui è un genere molto significativo, molto popolare. E questo ci fa riflettere. Io devo dire che sentendo le linee della regione, a differenza di altre regioni italiane, la regione Campania sta tenendo d'occhio il problema, e pare che ci siano degli interventi abbastanza importanti, anche dove sono delle produzioni piccole, diciamo, che non hanno la capacità di reggere, anzi proprio lì che probabilmente c'è più bisogno, anche perché l'indotto non è soltanto l'artista che voi vedete, ma e anche gli strumenti musicali, ci sono quelli che affittano l'amplificazione, la montano, la smontano, i palchi. Voi pensate che cosa sarebbe la Campania, l'Italia, senza le feste patronali, senza quei momenti di festival, di festa popolare, le sagre. Cioè, poi anche regioni importanti. Tu sei un bel rappresentante della musica popolare. Mi diceva Giovannino che hai la chitarra. Sì. Immagino che tu la debba usare. Eh sì. Cosa puoi sentire per noi? Tu, quando parli di posteggia rock, cioè praticamente tu fai anche dichiarazioni d'amore per i ragazzi. Ti è capitato che qualche giovane ti ha chiesto a te di sostituirlo in musica, dichiarando alla propria bella di potersi fidanzare, sposare? In passato sì, ma anche adesso, cioè, ma io vado più sul classico napoletano, però lo riarrangio. Ma io, guarda, che il classico lo preferiamo, cioè sì. Il tuo classico è un bel classico, è quello che poi fa regge il pilastro della canzone napoletana. Vuoi sentire un inno all'amore, praticamente? Certo, con grande bravo, piacere. Bravo, faccio ascoltare Virne, che è un pezzo vecchio, no? Che praticamente parla del gelo di questo ragazzo che ha nel cuore, non vedendo la propria amata, no? E dice: nemmeno il calore di mia mamma può scaldarmi da questo freddo che io ho nel cuore. Che meraviglia. Perché posso trovare calore solo vedendo la mia amata. Si chiama Virne. Viene giova giovana sema, e stare assai più triste mi mande, che fredda guardi a sera camma, stare neve mo che manco tu, che stare assai più triste mi mande, se prego quella non so leva più. Yeah, che
fredda in da sugo. È sulla tu chiama poda calo. Tu sei lontano e non lo fai vedere. Tu sei lontano e non lo cura e non lo cura. Di me pare che appiccio fuoco tutte se in da sacca male la freddia ma che la piccia fa vecchia mia gamba se non mi scalfo manco in braccia a te sta vicciarella mio ma fa paura. E non me la casa muova da me. Caffretti da sugo è sulla tu. No, 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 che mi porta calo. Tu stai lontano e non lo fai vedere. Tu sei lontano e non da cure me, non da cure me, e non da cure me, e non da cure me. Grande vocalità, davvero grande vocalità, grande tema, l'amore, l'amore, il freddo, il gelo, ma l'amore riscalda tutto, l'amore riscalda tutto. Ma poi il live è sempre emozionante, poi io sono di parte perché lo sai direttore che... Veramente in gamba, complimenti, una bella armonizzazione, cioè voglio dire, a crudo, chitarra e voce... A quest'ora fatta questa riscaldamento. Bravo, bravo. Ma tu scrivi anche le canzoni? Sì, 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 sì. C'è Emanuela che è colpita, non se l'aspettava, Emanuela. Sì. Beh, diciamo questa, questo tipo di musica ritmata. Di solito si è abituati a sentire sì. La musica napoletana, neomelodica, insomma. E invece questo tipo genere mi piace. Io guarda, non ho niente contro i neomelodici, però chi l'ascolta secondo me sono persone che non vogliono impegnarsi, sono educati, non vogliono no, che io ascolto, sì. No, che io faccia della musica migliore rispetto a quella che fanno loro, intendiamoci, ognuno ha il suo genere, ognuno ha il suo modo di interpretare la musica, la vita come vuole. Però secondo me è un fatto di impegno, ci sono orecchie predisposte per sentire delle cose, orecchie predisposte per delle altre. Sono persone che semplicemente non vogliono impegnarsi e vogliono sentire delle cose semplici, quella è la cosa. Io mi muovo su altre cose. Sei capitato in una puntata dove purtroppo non siamo riusciti a ripristinare la linea, c'era Lele Mora. E Lele ha sempre considerato la musica napoletana classica un patrimonio dell'UNESCO. Io ho avuto un'amicizia con Bixio, il nipote del grande Bixio, cioè Libero Bovio, Bixio, ma poi i cantanti degli anni 60, ci sono tantissimi esponenti della musica napoletana. Ora, voi siete eredi, siete i nipotini della musica del sentimento. Della musica fatta con il pensiero poetico, cioè sono poesie musicali, musicate. Questo è purtroppo di gusto, ma anche nella canzone italiana ci sono delle canzonette di una stupidità assurda che sarebbe meglio non fare, cioè vanno a occupare degli spazi, per l'amor di Dio, ognuno fa quello che vuole. Poi oggi con l'era di internet ognuno diventa sì, discografico sì. Di se stesso per la sera la cantano. E purtroppo è così, è così. E devo dire, quando trovi un ragazzo come te, fresco,
con tanta voglia di costruire un progetto, beh, questo è molto bello. Ed è anche una grande sofferenza per te, perché dovrai comunque combattere con una realtà ben diversa. Non è facile. Io vedo delle belle chitarre classiche nel tuo ufficio, nel tuo studio, cui ti piace la musica. Ma dove nasce il tuo rapporto con... lo vedo. Dove nasce il tuo rapporto con la chitarra, con la musica, col cantautorato? Cioè, il tuo focolaio, il tuo laboratorio, fin da piccolo? Sì, c'avevo 8-9 anni, ho parlato già prima. Era praticamente... è stato mio padre ad indirizzarmi. E papà, che lui faceva musica? Papà era un musicista? Tuo faceva papà musica per come se la... Perché praticamente io ho continuato il suo sogno nel cassetto. Bello, hai un sorriso meraviglioso, ricco di futuro, di voglia di spaccare, devi spaccare. E tu, Emanuela, perché stai facendo una cultura della musica napoletana, perché non è il primo che noi ospitiamo, ma ne avremo anche tanti altri, sicuramente. Senti, tu sei a Napoli, Napoli? Napoli centro oppure in provincia? Sì. Napoli Porto. Napoli Porto. Io nel 2007 ho vissuto per qualche mese a Napoli, perché ho lavorato con Teatro Russo, Teatro Bellini di Napoli. È stata la prima esperienza con cui sono entrata in contatto con la adesso non riesco a dirlo, insomma, con gli artisti napoletani e diciamo tutto il modo, tutto il loro mondo, perché i napoletani, l'arte napoletana, dico, l'arte napoletana è un mondo a sé. Oggi, l'altro giorno, ne parlavamo con un'altra artista sulla musicalità, la gestualità. C'è un fermo immagine, ci sei? Non so se è connesso. Se noi abbiamo. Sì, ci sono. La linea, va bene. A Napoli abbiamo avuto il più grande fotografo. Credo di sì, non lo so. Forse è scattato. Mi sentite? Questo è un pezzo dell'intervista di Lele, ma c'erano anche altre. Era giusto così per presentare questo personaggio. Emanuela, vedi, siamo due mondi completamente diversi, no? Tu conoscevi Lele Mora? Ma conosco il personaggio pubblico, come dice lui, lui ha avuto tanti problemi nella sua vita, ma prima di giudicare una persona sicuramente bisogna conoscerla, e quindi non spetta a me giudicare quello che ha fatto o quello che non ha fatto, perché, ripeto, conosco il personaggio pubblico, non conosco Lele Mora come persona, il suo intimo. Poi ognuno ha dei problemi. Oggi mi sarebbe piaciuto fargli qualche domanda e magari conoscerlo meglio. Certo, certo. Lui veniva spesso a Napoli, Lele, veniva spesso, no? Tu l'hai incrociato in qualche tua serata? Il nostro artista. Ci sono? Cille, sì, l'hai incrociato in qualche serata a Napoli? No, ho avuto il piacere, la fortuna. Tu invece, Giovannino, a Salerno ti è capitato? A Salerno proprio no, però come io mi rifaccio a quello che diceva la nostra collega Emanuela, prima di giudicare una persona bisogna sempre vedere i fatti. Io sono sempre per si sbaglia, ci si corregge, ma sbaglia, quindi questo è proprio da dire. Tu, Sandro, si iniziano. Io lo conosco, bene. Quello che ti volevo dire, tu che lo conosci sicuramente meglio di noi. Io ti dico la verità, hanno cambiato la loro vita in due momenti paralleli, Berlusconi e Lele Mora, perché Berlusconi della televisione
imprenditore era un uomo diverso dal Berlusconi politico. Lele Mora, che portava gli artisti alla media, alla loro Fininvest, che aveva la società di acconciature, trucco parrucco, aveva gli autisti, quindi aveva un giro di macchine, e incominciato a fare la gente, beh, ha fatto tanti, tanti colpi giusti, ha indovinato tanti artisti che oggi, se non fosse per lei, non ci sarebbero. Poi è passato alla seconda vita, sai, parla di milioni di euro come fossero qualche migliaia di euro, cioè vuol dire, non è normale, capisci? C'è un comune immortale, non parla di milioni col sorriso e non li butta via in quel modo. Perché poi, in questo senso, in Romania, tu l'hai vista quella scena. Quella scena lì è della Sardegna, il famoso milionaire, il famoso, sai, Paperon dei Paperoni, quando si buttava nelle monetine non ne perdeva una, e lì invece le monetine andavano allo champagne, andavano alla vita allegra, divertente, aveva i frigoriferi sempre pieni, cioè voglio dire, era anche generoso, poi sai, la doppia vita, lui ha dichiarato anche la sua omosessualità, aveva un po' di... Si può dire che di lui che ha un pizzico anche di ingenuità? Ma sicuramente, è un genio perché si inventava quello che non esisteva, cioè creava le notizie, cioè Corona è figlio suo, cioè quando lui già faceva i settimanali, le copertine, Corona era un ragazzino, cioè sono, diciamo, grandi mostri a secondo il punto di vista che li vuoi prendere, che praticamente diventano ancora più grandi e poi probabilmente scoppiano. Si scoppia perché quando tu arrivi a buttare i soldi dalla macchina, arrivi a picchiare un fotografo, arrivi a ricattare il non ricattabile, probabilmente hai superato te stesso. Ma ti devo dire, sostanzialmente sono tutte brave persone. Qualcuno un po' più matto, qualcuno meno, però lei ha un cuore, fa un sacco di opere di bene. Ha fatto questo periodo alla comunità di Don Mazzi, Don Mazzi ne andava fiero, ma poi io non c'è stato anno in cui non mi arrivava il panettone, la bottiglia di sfumante, cioè nulla di più. Ma poi ti ripeto, la sua amicizia con Moira Orfei è stata trentennale, Lilla Pizzi, figurati, non andava a fare le serate se non c'era Lele, ma poi c'è un elenco enorme. Il problema è che esistono due momenti, il momento della la gavetta, il momento della scalata, per cui tu fai sacrifici, sei normale, fai la vita normale, fai due, e poi il momento in cui ti hai raccolto tantissimi soldi e non sai più come spenderli. A un certo punto li bruci. E questa cosa qua, secondo me, ha rovinato due persone. Io sono convinto che il Berlusconi della politica, che è un grande uomo, ormai anziano, è arrivato al terminal, però non doveva entrare in politica. Cioè, paradossalmente Berlusconi poteva costruire Milano 4, Milano 5, Milano 6, fare una televisione ancora più grande senza entrare in politica. Invece l'entrare in politica ha modificato completamente un uomo che poi c'è all'altro lato, perché poi c'è tutte le orge, le orgette, le orgettine, tutte le ragazzette di Arcole. Tra l'altro c'è il gancio con Emilio Fede, che io ho conosciuto anche lui, doppia vita. Un Emilio Fede del TG1, una persona impeccabile. Emilio Fede ha avuto un cialtrone. Emilio Fede l'ho incontrato a Monte Carlo fuori al casinò. Sì, vabbè, fuori al casinò, c'era appena stato un attimo prima, immagino, abitava dentro al casinò. Abitava dentro. La sigaretta. No, e che bisogna avere il coraggio nella vita di rimanere come il nostro artista che c'è oggi con noi, non cresce, rimani così, cioè rimani questo ragazzo semplice, bello, pulito, anche con la barba che ti dà ancora più l'immagine. A volte dico, la gente dovrebbe imparare a fare il presepe, no? In che senso? Che c'è questa composizione di immagini, ma voglio dire un'altra cosa, però magari uno pensa al pastorello, no, il trenino, il plastico del trenino, cioè, allora,
noi non siamo più capaci di giocare con le cose vere, a toccare con mano un qualcosa. Tutto è virtuale, tutto è accenditi, spegniti, che ore sono? Posso uscire? Siamo diventati vittime della... Io stesso oggi sono ingabbiato. Anche senza le mani adesso. Certo, ma poi adesso con la quarantena, noi oggi dovevamo comprare un accessorio per lo studio, ma non l'abbiamo mica trovato. Cioè non ci sono webcam in nessun negozio. Sono finite le webcam, tutti hanno comprato minimo due webcam. Il bambino deve andare a scuola, ci vuole la webcam. E il ragazzo si è appena fidanzato, anzi si è sfidanzato, sta cercando fidanzata, ci vuole la webcam. Cioè ormai siamo diventati dei robot numerati con tutti i codici, e quindi tu che fai quella musica là, e con quale numero lo vuoi codificare? Che questi non c'hanno neanche, cioè io non credo che facciano nulla, c'è manco un bacio che danno più, capisci? Cioè poi la quarantena apri di mondo, capito? Cioè qua c'è i diritti di qua, i diritti di là, le sociali, le nuove leggi, insomma, no? I rapporti, cioè, si sposano tra uomini, tra donne, cioè il bambino arriva con il bambino robottino, buongiorno papà, cioè la mamma, no, buongiorno papà, papà uno, papà due, mamma uno, mamma due, capisci? A un certo punto ce li fa ascoltare un'altra canzone per farti star bene. Sì, questo stavo pensando. Lui è un artista per eccellenza, tra l'altro non ti merita tantissimo la tua produzione, meriteresti di incidere un po' di più. Non ho trovato molto, adesso poi magari io ho sbagliato nei link, perché hai un nome no. È parente di lì. Non ho messo molto su YouTube. Hai tolto tutto da YouTube? Perché parecchia roba faceva parte vecchia. Adesso sto lavorando con questa etichetta nuova che è la Evergreen Musica Senza Tempo, e sto lavorando con loro, allora automaticamente sto mettendo materiale loro. Qualcosa che ce ne ride prima, esatto. C'è qualche video che tu hai già fatto? Non ho capito. Videoclip? Sì. Sì, c'è sta Ucana, quello Giovannino. Qualcosa è stato tolto anche, perché sto muovendo su un altro tipo di strada musicale. Sì, però non rinnegare quello che hai fatto fino ad oggi, perché secondo me per apprezzarti un critico ha bisogno di vedere la costruzione, il tuo progresso. Io hai una forte vocalità, questo sicuramente, c'è un'estensione di voce che fa paura, e considera che stiamo usando dei mezzi da computer, insomma, cioè niente di che. E immagino dal vivo con l'amplificazione giusta si dice si riempie la piazza, no? Tengo. La cazzimme del napoletano che è fantastica. Che ci fai sentire? La situazione. Vuoi ascoltare qualche altra? Volete ascoltare qualche cosa? Bene, ma bene, sì, sì. Piacere. A ah, possiamo piacere. Fare le riprese musicali? Sì. Non ho capito, scusami, perché si sente a scatto. Le riprese musicali? Sei libero di fare quello che vuoi. Allora, io nel 2018, sì, ho avuto la fortuna e il piacere di reinterpretare un pezzo di Enzo Gagnaniello. Ah, bene, ottimo. Per Mia Martini, per Ornella Vanoni, per Celentano, per Bocelli, ha scritto per chiunque. Gagnaniello, la storia di Napoli, ma io ho visto che tu hai realizzato anche un brano di Gersenese. Sì, quello là di prima. Con Gersenese. Sì. Ho reinterpretato un suo brano, praticamente, uscì in concomitanza con il brano di Serenze, sì, Usang, sì. Stato... Questo qua invece che voglio far ascoltare adesso è quello di Gragnanino, si chiama Ucana.
è un pezzo sociale praticamente. Questo Ocan è come Ocan è sempre un animale che o viene amato o viene odiato praticamente, e lui lo intende come come persona. Allora ci ascoltare. Sambano Bonici, ho trovato, ecco qua. Coppe Sambano Bonici, sotto cuor pelù, catu. E una capa dalla scoppia, e non luce, pahu. Corra annanzi e corra a reta, fanno un netto, a chi ha fanno. Fanno un essere spade, scegliamo, scamazza. Organe, organe, anima. Organ, organ, anima, 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 e si attendono un po', sa truano chi era pavò. E non era senza famiglia, non lo trova mai, non così. E non era senza valia, gamba sulla si crea di. No, 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 Fogano. Organ, anima, organ, oh, organ, anima, anima, oh, anima, 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 oh, anima. Applausi, applausi. Bello, ma veramente bello. Veramente bello. Bravo, veramente bravo. No, no, ma poi la cosa del live così improvvisato, non era neanche previsto il live, ma bravo davvero. No, sì. Io mi esprimo con questo, se non con questo. Tu ci vivi della chitarra, una tua compagna di vita. Tra l'altro adesso è arrivato anche il giornalista Giovan Battista Rescigno, che oggi ha preparato un intervento proprio sulla musica di Napoli, sul Festival di Napoli, che probabilmente non si fa più. Ci colleghiamo con Carlo. Certo, certo. 4-5 anni che Massimo Abate, figlio di Mario Abate, il grande Mario Abate, si è ripreso questo festival, ha ripreso l'altra volta il marchio originale e sta facendo questa cosa, sono 5-6 anni, sta avendo molto successo. Eccolo, Giovan Battista. Ciao Giovan Battista. Il nostro ospite di questa sera, Chill, che bella voce, che bella vocalità, quanto sentimento. C'è una bella voce. Io sono entrato adesso in collegamento con voi e ho sentito questa canzone sul cane. Giustamente l'animale fedele, amico dell'uomo, ma chiamarla animale, mi perdoni. No, questo è un testo scritto da Gragnaniello. Praticamente animale come inteso come non l'animale in se stesso, nel senso proprio certo.
È troppo logico. È un po' come la bestia che c'è in te. Come persona, un animale da palcoscenico. Persona che viene. Cioè la parola sì. Animale non viene usata in quanto quadrupede o animale vivente, ma sì. Come termine di complimento. Cioè quando dice sei un animale da palcoscenico, un attore bravissimo. E questa potrebbe essere l'aforismo che il Granianello ha usato. Questa canzone io l'avevo sentita da Granianello. Granianello è molto bravo, grande autore, e ha scritto veramente per tutta la musica leggera italiana, insomma. Giovannino, allora, che cosa hai letto, vero, la scheda di Schiller? Ci hai spiegato? Sì, bene? come no. Io sì, mi sono perso a lele, vabbè. L'abbiamo vista all'inizio, io avevo altri servizi, ma mi sembra che siano di cattivo gusto. Magari facciamo così, ci vediamo qualche immagine di altri tempi. C'è una sequenza di Moira con Walter Chiari. Sì. Voi sapete chi è Walter Chiari? La conoscete? Attore italiano famosissimo negli anni 70. Grande amore di Lucia Bosè. Le cose stupende. Un grande amore di Lucia Bosè. È vero, bravo, bravissimo. È vero, hai ragione. Lucia prima Bosè. Che conoscesse Mary Quinn e vero. Che diventasse poi così famosa e miliardaria. È vero. Lucia Bosè che purtroppo ci ha lasciato recentemente. Sì, recentemente, sì. A causa del purtroppo del maledetto coronavirus. Buongiorno, reverendo. Pace e abbondanza. Ma che sia lui il parroco del paese? Può darsi la parrocchia qui vicino? Vogliamo chiederglielo? No, lascia che esca almeno. Vieni, intanto andiamo. Senti, zia, ma non gli sembrerà strano che io gli racconti la mia storia? Ma che strano è strano? I preti sono le sole persone al mondo che conoscono gli affari di tutti. Però tu resti qui, vero? Oh, senti, Claudia, io la tua storia la conosco a memoria. Tu gli devi dire cose che vanno dette a quattro occhi. E poi ti lascio in buone mani, no? Ah, che caldo. Allora io me ne vado. Ti aspetto a casa, eh? Va bene. Oh, eccolo che arriva. È anche un bel ragazzo. Parecchio buffo, direi. Ma già, per voi giovani, quando un uomo si copre un po', diventa subito buffo. Per essere un prete mi pare abbastanza scoperto. Prete, un prete. È un uomo, no? Sì. Ciao. Reverendo, potrei parlarle un momento? Sicuro, figliola. Vuole sedersi? Oh, scusi, si accomodi. Grazie. Là. Mi dica. Lei è il parroco di qui? Sì, sono nuovo. E lei è la signora? Caracci. Claudia Caracci. Mm-hmm. Che buona. Buona che? Non buona che buona. Io mi stavo presentando, sono il reverendo Don Paolo Chebona. Ah, e come fa a sapere che mi chiamo Claudia? Beh, un pastore non sarebbe un buon pastore se non conoscesse tutte le sue pecorelle. Lei ha vinto un concorso di bellezza e se lo è meritato. È stata quasi Miss Cinema e se lo è meritato. Poi si è sposata, male si è sposata con un uomo che non se la è meritata. Allora lei sa anche che... Tutto. Dei letti divisi dopo tre mesi, di suo marito che da un anno non torna a casa e vive in un'altra casa, forse in un modo peccaminoso, con un'altra donna. Ma lei sa proprio tutto. Meglio così. Questo semplifica le cose. Vede, Don Paolo, io ho bisogno del suo aiuto. È mio dovere e mio piacere darglielo. Io vorrei chiedere la separazione legale, Don Paolo. Donna Claudia,
È facilissimo. Io conosco tutti alla Sacra Rota, mi rispettano là, sono ben voluto. È un fratello avvocato civile specializzato in annullamenti di matrimonio. E allora che cosa mi consiglia di fare? Senta, non c'è un posto più quieto per parlare di queste cose? Magari stasera, dopo le 10. Potremmo vederci a casa mia. Bene. Porti anche suo fratello. No, lui non può. Perché? Cioè è impossibile che io e mio fratello possiamo venire insieme. Perché? Perché? No, cioè, scusi, lui può venire, io no. Anzi, meglio che venga lui, solo così, da uomo a donna, potete parlare più liberamente. Io non posso perché in abito talare e in casa, sia pure di una rispettabile signora. Invece lui è un uomo simpatico, giovane. Stia attenta, è mio fratello gemello, eh? Lo vedrà, assomiglia tutto a me, preciso, identico a me. Capito? Lui è il fratello gemello, cioè io. Cioè, sì. Ha preparato la strada... Qualcosa, bella donna, Moira, è bellissima, bellissima, veramente una delle donne più belle. Dico, è una donna, è stata una donna a pari della Loren e anche della Lollobrigida, cioè un'icona sexy anche lei è stata all'epoca. È vero, è vero. Senti, Giovan Battista, ci racconti un'opinione sul Festival di Napoli, cos'è che volevi dire? Ieri sera mi hai detto che avresti parlato del Festival di Napoli. Cos'hai da dire di Napoli, del suo festival? Il Festival di Napoli è, diciamo, è la tradizione della canzone, è stata la tradizione della canzone partenopea. Pensare che si attribuisce la nascita del Festival di Napoli al 1952, cioè un anno dopo il primo festival di Sanremo. Invece, ricerche facendo, la prima della edizione del Festival di Napoli si tenne proprio a Sanremo nel 1932, e l'organizzarono nel 32 e nel 33, e l'organizzarono Ernesto Curolo e Ernesto Tagliaferri. Quindi questa si dice però che è diventata poi la manifestazione più importante del Canora d'Italia, il Festival di Sanremo, mentre Napoli ha avuto, la canzone napoletana ha avuto il suo grande momento, ha avuto la sua grande storia. È un simbolo, insomma. Nel 52 esce Sanremo, Napoli si fa sentire come vecchia tradizione ed organizza al Teatro Mediterraneo il Festival della Canzone Napoletana, meglio poi conosciuto come Festival di Napoli. Grandi protagonisti: Mario Abbate, Aurelio Fierro, Nunzio Gallo, Peppino Di Capri, Enzo Del Forno, Peppino Gagliani. Poi a loro si affiancheranno anche cantanti che vengono dal Festival di Sanremo, tipo la Iva Zanicchi, Teddy Reno, che ha interpretato poi tanti film con, anche con qualcuno, con Totò Peppino e la Mala Femmina. Poi abbiamo avuto Fred Bogus, Domenico Modugno, Ornella Vanoni. La manifestazione si interrompe, poi la manifestazione ha avuto uno dei più grandi presentatori italiani, cari amici vicini e lontani, Nunzio Filogamo. Poi lo presentò Enzo Tortora, Corrado, Pippo Baudo, Mike Buongiorno e poi anche Daniele Piombi. Nel 71, dopo un tentativo di rilancio con la Piedigrotta, il festival cercò di restituire la sua bellezza, la sua musicalità a Napoli, e venne chiamato Festival di Napoli 81. Ma non fu così apprezzato, e quindi la RAI ritenne poi, dopo qualche edizione, di non farlo più.
Poi accanto al Festival di Napoli abbiamo il Giugno della Canzone Napoletana, il Festival della Via di Lotta, che poi ritornerà nel 73 presentato da Gianino Taranto con, ecco, diceva prima la del Zompo, con la partecipazione straordinaria quale ospite di Gina Lollobrigida. Quindi un festival, quello fu movimentato, perché in quel festival fu escluso Mario Abbate, per un errore da parte degli organizzatori, e Mario Abbate gli fu promesso poi che avrebbe cantato la sigla, ma due giorni prima gli comunicarono che la sigla non sarebbe stata più cantata da lui, e mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione, la terza serata ripresa da Rai 3, perché le altre due erano andate ripresa dalla Rai, perché le altre due erano andate in radio, si barricò nella regia, e barricandosi nella regia minacciò, dice: se io non canto faccio saltare tutto in aria. Immediatamente si scatenò un putiferio e intervenne la polizia. C'era un commissario, tale Petruzzi, il quale bloccò Mario Abbate, lo perquisì, lo fermarono, dice: ma lei la bomba non ce l'ha? Dice: sì, ma quella è la bomba, era un'altra che avrei fatto saltare il Festival di Napoli. Figurati. Che tempi. Poi abbiamo un giovane artista che sarebbe stato felice di partecipare a un Festival di Napoli, esprime la felicità dal sangue, ce l'ha proprio nel DNA. Tanti, io sono un appassionato della canzone napoletana, perché la canzone napoletana è cultura innanzitutto, la canzone napoletana ti disegna con le note e con le parole degli scenari bellissimi. Ti propone la bellezza di Napoli, nello stesso tempo con altre canzoni ti propone la tristezza, la realtà, i problemi, però la canzone napoletana è quella che la si canta nel mondo. Tu il motivetto di una canzone di Sanremo lo dimentichi, però un motivo di una canzone napoletana che questo volevo dire a Ciao. La canzone napoletana è importante, è messaggera secondo me dell'Italia nel mondo, ecco. Beh, e io sicuramente. Ho fatto un'inchiesta giornalistica anni fa, appoggiai appieno con vari articoli la proposta della canzone napoletana quale patrimonio immateriale dell'UNESCO, feci intervenire anche un grande della canzone napoletana, un salernitano di adozione, perché lui è nato a Pagani, e stiamo parlando di Bruno Venturini, insomma. E Bruno si fece messaggero di questa cosa anche lui, con qualche amica che lavora alla RAI, Anna Bisogno, che insegna storia della radio all'Università Roma 3. E però purtroppo è rimasto tutto immateriale, cioè non si è mosso più niente, la regione Campania non ha dato la spinta giusta, non è stato portato avanti più questo progetto. Vero. Quindi bello, bello, no, ma devo dire che alla fine... Stavo pensando... Prego. Stavo pensando a Motivetti, dice che parlava prima... il giornalista è praticamente quello, i movimenti celebri, no? Che se vai in Kenya, in Sudafrica, chi è che non conosce Mozulu? San Bruno, sì. La conoscono, è un bella. È come o soldato innamorato. Chi non conosce Mare Verde, che lanciò Mario Trevi anni fa, insomma, lo portò proprio nel Giugno della Canzone Napoletana, Mario Trevi, e Sordico, anche se fu vinto da Vilma e Nunzio Gallo,
però con Cretere, Mario Trevi con Mare Verde spopolò e assurse insomma la ribalta, iniziò veramente la sua carriera, la sua grande carriera, perché anche Mario Trevi ha una voce bellissima. È un altro emblema della, della canzone napoletana. Poi con il Festival di Napoli New Generation, insomma, la canzone napoletana classica è andata un poco sfumando, ha perso della sua del suo modo di attecchire su tutti, perché oggi come oggi il rap, il motivo del rap, io e Sandro non lo cantiamo, però ci ricordiamo Soldato Innamorato, Funiculi Funiculà, Sarà Chissà, insomma, Carmela. Queste canzoni se sbaglio correggete, no, assolutamente parlavamo proprio di questo, l'amore è cambiato, il modo di intendere l'amore, quindi cambia l'epoca, cambia il modo di esprimersi, è questa la cosa, cambia l'epoca. Cambia l'epoca, sì, poi no. Ti faccio finire, però poi ci devi regalare un solo mio, perché la stavi suonando prima ed è straordinaria. Voglio farti finire, voglio farti finire il discorso, assolutamente, poi ci dai un omaggio della tua bravura. Dicevo che praticamente il modo di intendere l'amore cambia, perché... negli anni 50, negli anni 60 c'era questa usanza di dire, per esempio, ti voglio bene a una ragazza, no? Invece adesso ti voglio bene a una ragazza, la ragazza lo prende come un complimento qualsiasi, invece no, prima ti voglio bene ti partiva dal cuore, cioè la persona amata, cioè se gli brillavano gli occhi se ti diceva una cosa così, invece adesso è tutto superficiale, il modo di intendere l'amore è cambiato, cioè amore mio, cuore mio, è cambiato tutto, avete capito? Cioè quella è la cosa. E ma vedi, la canzone napoletana a volte per esprimere anche un sentimento, l'intimo, che dice un momento felice particolare che sta vivendo una persona, quando senti un verso di una canzone napoletana che dice oggi è soltanto allegra che quasi quasi lo mettesse a chiagnere, cioè quella esuberanza di quel momento, di quel sentimento del momento, e ha raggiunto il top. Hai ragione, oggi certe cose non si usano più, però una volta noi dicevamo mi te voglio bene assai, forse oggi non si userà più, non lo so che si usa, perché c'è una certa età, questo ce lo devi dire tu, ce lo devi raccontare tu. Vabbè. Io canto un pezzo del repertorio che è tratto dal film L'Olio di Napoli del 54, di Truciano Mazzocco, grande artista, no? Grande scrittore, e si chiama Desiderio la faceva Roberto Muro, no? Io c'ho il repertorio questo. Sì, ma è stupendo, guarda le parole di questo brano, cioè questo è intendere l'amore, cioè praticamente amare veramente una persona significa questo. Teneva la chitarra, la ghiandola e le rose si abbassò. Teneva a te fondale che sta via. È mossa, amore mio, se amore. Desiderio, sto cuore, prima e ultima amore, amore con me, si naspina, si tormenta, si pena. Ma io non voglio nessuno, io desidero a te. Con mano c'è una fronda, una a una, lo cuore mi esce a pasto con sti mani. Fai mille infamità, ma io perdono. Ma che non gamba senza stu veleno.
Prima urta m'amore, amora con me, di nascina, si tormenta, si pena, ma non voglia di sciù, io la sinta la sera. Io desidero a te. Praticamente lui, bravo. Lui, questa è bellissima, questa è una canzone bellissima, c'è la grandezza dell'amore, si turbina, no. Si spina, però io voglio, desidero te, insomma, nonostante la sofferenza io ti voglio. Del zombo, tu che ne pensi? Infamità, ma è da donna, che ne pensi? Sentirti queste parole da un uomo, che cosa susciterebbe in te? Purtroppo, Giovanni, gli uomini oggi hanno perso... non cambiano. Senti? Hanno perso, sì, diciamo, l'arte del corteggiamento, del romanticismo. Uomini che ancora, cioè, che ti dedicano queste poesie, alla fin fine sono poesie, questa musica, ce ne sono ben pochi. È come trovare un ago nel pagliaio. Anche le donne. Magari a trovarli. Dove stanno? Manderemo la posta. Anche le donne sono cambiate. Sì, è vero, è cambiato, diciamo, l'amor cortese, cioè è cambiato. Oggi se va sul telefonino ci si chatta, ciao mo, che stai a fa? Magari stai a fa un'altra cosa mentre stai scrivendo il messaggio. Sì. Cioè è diventato tutto freddo. Prima per conoscere la tua dovevano passare anni e poi la conoscevi. Cioè ti sposavi ma non l'avevi mai conosciuta. Te la ricorderai e passa e spassa sotto al sul balcone, ma tu sei guaglione. Vedo che insomma Napoli, tante volte mi capita di vedere quel programma su Real Time, come si chiama, il castello delle cerimonie, il boss delle cerimonie. E lì mi soffermo a pensare, perché mi sembra di stare sulla luna. In che senso? Vedi queste coppie, lui che gli va a fare la serenata, ma succede a Napoli, cioè fuori Napoli non succedono queste cose. Vedo ancora, diciamo, una certa tradizione, insomma, le famiglie, l'amore quando si sposano, insomma, di valori che si è perso. Vero. Che si è perso. Io ho detto, ma sono strani a Napoli, o sono rimasti indietro, o noi siamo strani noi fuori da Napoli, perché vedo un'altra realtà. Gente ancora... Ti devo dire la verità, quella diceva un grande filosofo. Dimmi, Giovanni. Quell'ambiente, l'ha creato don Antonio Polese. E ha creato proprio questo ambiente, perché don Antonio Polese era legatissimo a un altro grande della canzone napoletana, al re della sceneggiata, era legato a Mario Merola, era legato a Da Vinci, e per anni alla Sonrisa, stiamo parlando della Sonrisa di don Antonio Polese, Gloriana in coppia con Pupo hanno presentato per Napoli prima e dopo. Dopo. Ma per anni. Insomma, come c'era un detto che diceva: vedi Napoli e poi muori. Ma il paese era morto. In questi giorni di quarantena si è fatta ammirare in tutta la sua bellezza. Ho visto il lungomare con un mare pulitissimo, un cielo meraviglioso. Bisogna rispettare Napoli, bisogna rispettare tutte le nostre città. E ora che si torna di nuovo a una vita normale, bisogna rispettare la natura. È un po' come ascoltare una bella canzone. Dobbiamo rispettarla, rispettare il testo,
ascoltare bene la melodia, la musica. Credo proprio che gli italiani abbiano imparato qualcosa, perché l'altro ieri quando sono andata a fare la spesa, già che ancora non c'è un'apertura completa, traffico, casino, cioè sembra, ho detto siamo ritornati insomma a 3 mesi fa, almeno da questo io. Certo. Mi sono quasi lamentata, ho detto, quasi quasi è meglio il lockdown, la pandemia, perché non vedi tutto sto casino. Poi che ne so, più sporco, la gente, tutte queste mascherine, i guanti, gente che butta per terra, non va bene. Ma dopo un giorno che siamo usciti, già siamo noi a riversarci a mare di sostanze tossiche, le fabbriche che sono spiegate. Io ieri seguivo TG3 e intervistarono il presidente della cooperativa dei trasporti marittimi privata. Ebbene, lui alla fine, il giornalista gli chiese, ma allora finalmente questo mare pulito, dice, però adesso già vedo che non è come i giorni, no, ma quello basta un paio di mesi là, si rigenera e va bene così. Io sì. L'altro ieri ho fatto un giro sul lungomare di Ostia, la spiaggia è proprio sporchissima ed è chiusa, non c'è nessuno, è proprio sporca. Cioè. È sempre colpa nostra, è sempre colpa dell'utente, è sempre colpa di chi beneficia delle concessioni del creato. Bravo. E su queste meravigliose parole noi ringraziamo il nostro artista Cial di oggi, che ci ha fatto davvero emozionare con la sua musica partenopea. Ringraziamo sempre Giovan Battista Rescigno per le sue precisazioni. Oggi è stato un tema davvero bello, in tema particolarmente importante alla puntata. Ringraziamo la nostra bellissima Emanuela Del Zompo, il nostro direttore Sandro Ravagnani. Noi ci vediamo domani mattina puntuali alle 8 con Buongiorno Italia Coffee Square. E vi saluto anch'io, Giovanni Cappuccio, grazie di essere stati con noi. We are a big hug to our friends abroad, United States. Thanks for watching. Grazie a tutti. Sigla. Questo silenzio che protegge le nostre strade e alla vita che grida dai balconi, a chi è fermo e si muove e a chi dà tutto senza chiedere nulla, a chi è stremato ma ci dà forza per sperare e alla bellezza che non smette mai di ricordarci chi siamo, alla paura che risveglia il coraggio e al sorriso che dà senso a ogni fatica, a chi è stanco ma non muore, a chi è lontano ma sa starci vicino, e a chi è spaesato ma si sente ancora un paese, all'Italia che ancora una volta resiste. Siamo già per strada, noi italiani, innamorati delle contraddizioni. Viviamo nel paese più bello del mondo e facciamo finta di non saperlo. E adesso che il paese è vuoto e lo possiamo ammirare solo dalla finestra, in tutto quel silenzio ci appare ancora più incredibile. E la sua bellezza ci manca. Ma una cosa ci deve rassicurare. Quando tutto questo sarà passato, noi torneremo a riempire quelle piazze e i monumenti che il mondo ci invidia torneranno a fare da sfondo ai nostri baci. Ci riprenderemo tutta quella bellezza, perché là, fuori dalle nostre finestre, c'è sempre il paese più bello del mondo. Thank you.
Questo silenzio che protegge le nostre strade e alla vita che grida dai balconi, a chi è fermo ma si muove e a chi dà tutto senza chiedere nulla, a chi è stremato ma ci dà forza per sperare e alla bellezza che non smette mai. Allora Giovanni, devi sapere che è arrivato in questo momento da noi il promo delle Appassionanti. Ah, molto bene. È la prima volta che lo possiamo sentire, ci vuole soltanto la capacità di acchiappare il pezzo. Certo. Non è facile perché oggi abbiamo cambiato lo studio, cioè in realtà ci siamo trasferiti in altro ambiente, ma queste cose non si fanno in corso d'opera, per cui il pezzo c'è, mi dicono che c'è, l'unica cosa che vediamo se riusciamo a recuperarlo, perché ci tenevo a farle conoscere anche a Giovan Battista. Beh, le prendiamo a questo punto, le prendiamo da qua, vediamo se riusciamo a agganciare. È complicatissimo, ci proviamo. Sandro, quando sei stanco si vede che sei stanchissimo. È stanco ma riesco a fare le cose, eccole qua. E lo so. Thank you.
chat alla fine. Grazie, buonasera, buonasera a tutti, soprattutto Giovanni Battista. Tu sai perché oggi è stata una giornata pesantissima? Io lo so, fino a tarda notte, sì, poi è quasi alba. Non sono riuscito ad andare a dormire, è stata pesantissima, veramente. Non bisogna fare queste follie. Però poi oggi sono arrivate nuove apparecchiature, avevo un casino di cose da fare, sono dovuto uscire, mi sono trovato di fronte a una città completamente diversa, c'è la fila, ci vuole il triplo del tempo perché fanno entrare uno per volta, c'è il rispetto delle leggi, facciamo fatica a camminare perché non siamo più abituati, quindi è un piccolo disastro. Io oggi non sentivo nulla, l'audio non mi rientrava, quindi quando voi parlavate mi capitava quello che succede a voi quando a volte non sentite. E niente, adesso mi metto a lavorare, faccio un po' di prove tecniche e vediamo di risolvere i problemi. Vi ringrazio tanto. Come ti sembra, come ti sembra lo studio? Bello, bello, complimenti, complimenti. Beh, io oggi